Come vede la regione questi beni culturali? Beh, la miniera della Val del Riso fa parte già da tempo di un accordo di programma per il quale la Regione Lombardia ha messo a disposizione oltre 2 milioni di euro. Oggi ho annunciato con molto piacere che sono stati sbloccati ulteriori 250 mila euro che erano fermi per ragioni burocratiche, ma soprattutto ho annunciato che noi inseriremo la miniera della Valle del Riso come sito geominerario nell'itinerario dei siti geominerari della nostra regione. Questo è un fatto importante perché permetterà a tutta la regione di avere un percorso geominerario d'eccellenza di primo livello, e dentro questo grande percorso questa miniera storica così importante, che ha avuto un grande passato e nella quale moltissima gente ha lavorato e sudato tantissimo, diventerà oggi un'opportunità di turismo per tutta la valle. Noi crediamo molto nella valorizzazione di questo tipo di siti, come avviene in molte parti all'estero, soprattutto nell'area tedesca. La valorizzazione delle miniere è un fattore importante per il turismo. Ci sono molti turisti che amano infilarsi dentro questi percorsi che sono veramente suggestivi, quindi un'adeguata valorizzazione, come è stato fatto da questi comuni col supporto della regione, può diventare veramente un traino per il turismo di tutta la valle. Sindaco, la giornata di Gorno è una giornata importante, possiamo dire che Gorno sabato è stata la capitale delle miniere? Ringrazio per la capitale. Diciamo che siamo sicuramente al centro di una giornata importantissima, una giornata che siamo onorati e orgogliosi di poter ospitare, naturalmente. La vediamo un po' in modo naturale per quanto ci riguarda, perché Gorno è al centro di un comprensorio minerario davvero importantissimo, importantissimo per la storia, importantissimo per l'estensione. Siamo felicissimi del fatto che oggi siano qui presenti, come dire, tutti i nostri vicini in termini di comuni, questo perché fare rete sarà sicuramente determinante. Abbiamo un po' tutti i livelli istituzionali, che sono quelli dei comuni, della provincia, regionali e nazionali. Questo è molto importante perché la cosa veramente a cui teniamo è creare un progetto qualificato e qualificante. Qualificato affinché sia produttivo, e qualificante perché chi lo dovrà poi sostenere in tutti gli ambiti e tutte le sedi ne siano, come dire, orgogliosi di poterlo fare. Una giornata che potrà dare i suoi frutti. Lo speriamo, speriamo di avere un punto di partenza per quanto ci riguarda. Siamo una giovane amministrazione, però qui c'è una tradizione che è consolidata in questo senso, lo stiamo vedendo anche dalla partecipazione che c'è anche dei cittadini del luogo, e quindi molto importante. Ci tengo a dire, è straordinariamente importante ciò che è stato fatto sotto l'aspetto, come dire, del recupero della storia, della cultura, delle tradizioni, ma non è un'operazione di tipo romantico o esclusivamente romantico. Ciò che vogliamo è creare un'occasione di sviluppo. E quindi questo è il nostro obiettivo.